Ciao a tutti da Nashville, Tennessee, e bentornati. Oggi sono venuta a visitare una delle tappe che davvero non volevo perdere, cioè il museo di Willie Nelson & Friends. Sono una super fan di Willie Nelson, lui è uno dei miei modelli di vita. Infatti, se mi chiedi cosa vuoi fare da grande, io ti rispondo: voglio essere Willie Nelson. Quindi adesso mi vado a visitare il museo dedicato a lui e a tutti i suoi amici della musica country. È anche il Willie Nelson General Store, quindi c'è un immenso negozio di souvenir con tutti i prodotti dedicati a Willie Nelson e tutti i prodotti che lui ha prodotto, perché è una macchina. E adesso vieni insieme a me dentro a vedere cosa c'è. Questo museo è nato dalla passione di una coppia di marito e moglie e l'hanno messo su soprattutto ricomprandosi tutta la roba che il fisco aveva pignorato a Willie perché non aveva pagato le tasse. Molti di questi oggetti sono stati poi restituiti a Willie e qualcosa è finito qui nel museo. Le 800 mogli e 10.000 figlie di Willie. Questa è la chitarra con cui Willie ha debuttato al Grand Ole Opry. La tracolla di Willie, le scarpe da corsa di Willie, il completino di jeans di Willie, la bandana di Willie, i cappelli di Willie, la fibbia di Willie, un altro cappello tamarro di Willie. Il tavolo da biliardo di Willie. Una piccola parte dei premi vinti da Willie. E qui c'è l'elegante arredamento che stava in casa di Willie. Quello è il suo tavolo da domino perché gli piace tanto giocare a domino. E questo salottino spacca. Poi ci sono un sacco di vetrine dedicate anche agli amici di Willie Nelson, tipo Dolly Parton, quel vestito marrone di Dolly. Questa vetrina è dedicata al suo best friend Waylon Jennings. Qui ci sono gli stivali da cowboy di Waylon e anche il suo coso per togliersi gli stivali comodamente. Questa è la valigia di Louis Vuitton che apparteneva a Waylon Jennings e che era uguale spiaccicata a quella del segretario di Stato Henry Kissinger, e una volta se la sono scambiati per sbaglio all'aeroporto e ovviamente è successo un macello, sono entrati in azione i servizi segreti per recuperarla. Questo è il passaporto che Waylon ha usato quando andava in tour con gli Highwaymen. La cosa più fica è il negozio di souvenir. Le marmellate di Willie. Il museo di Willie Nelson & Friends si trova un po' fuori da Nashville, una decina di miglia dal centro, ma vale la pena di guidare fino a qui perché si trova in un posto chiamato Musicville, che è una specie di mega centro commerciale per fanatici del country e dei cowboys. Ci sono diversi musei, qualche honky tonk, bar, ristoranti, negozi di abbigliamento, di stivali. Ora mi giro tutto. Ma la roba fica non finisce qui, perché proprio accanto al museo di Willie Nelson c'è Cooties, il museo di Dukes of Hazzard. E ora me lo vado a vedere. Un po' di memorabilia dei Dukes of Hazzard. Questi sono alcuni pezzi originali di uno dei tanti generali lì usati per le riprese e sfasciati durante le riprese. Anche un cofano autografato.
Allora, il museo di Duke of Hazzard è un po' una cazzata, più che altro è soprattutto un enorme gift shop. La cosa buona è che è gratis. Invece, se ti vuoi fare le foto dentro al generale lì, sono $5. Però se la vuoi fotografare senza di te dentro, è gratis.